Che cazzo, sempre, sempre di meno, ma che? Vai, via! 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 Fermo, polizia! Quasi mezzo chilo di cocaina, sequestrata 3 giorni fa, volatilizzata. Come me lo spiega? Commissario, commissario, ci sono novità! Tranquilli, calmi. Come ha fatto a sparire tutta questa droga? È vero che si tratta di quasi 5 chili di cocaina? No, mezzo chilo, non 5, mezzo chilo, non esageriamo. Mi mancavi. E tutti chi, Claudio? Ti rendi conto che tu ti sei sempre soltanto tu? Spero per la collettività che lei sia molto meglio come poliziotto che come bugiardo. Salve. Come l'hai presa questa macchina, Fabiane? Ho fatto un leasing. Ti va bene? No, ormai stanno girando voci pesanti su di te. Le persone intelligenti le voci non le ascoltano. E tu sei una persona intelligente. O no? Fai chiamare quello degli identikit, lo voglio qui immediatamente. Claudio, aspetta. No, no, non aspetto un cazzo, ce l'ho qui ficcato in testa, mi serve adesso, chiamalo! Cazzo, hanno ammazzato Fabiano. Lo so, Claudio, lo so. Sta arrivando il PM. Anastasi, la sua indagine è saltata. Qualunque cosa fosse, lei non la può più portare avanti. E la sua collega neanche, purtroppo. Dispiace. Senti, mi dispiace per prima, ma ti avevo avvertito. Mariella non è una che mola facilmente. Tu falla star bene. Non c'è molto tempo. Stanno arrivando le rogatorie dalla Svizzera. Abbastanza per poter organizzare un altro incontro con la tua fidanzata. Non è la mia fidanzata. Com'era lei da bambino, Anastasi? I suoi le volevano bene. Era felice. Non male. Io no. Lui lo conosco. Cioè? Come lo conosci? Dammi soldi, non penso! Come te le paghi le moto, le macchine e tutto il resto? E secondo te? Come me le pago? Tu sei un uomo onesto. Certo che lo sono. Te l'avevo detto 1000 volte di lasciar perdere i bambini. Mi dispiace. Adesso io ho bisogno del tuo aiuto. Oltre a confessare, devi riportare indietro i soldi che ha trovato nel borsone. Parli proprio come una poliziotta. Se ci fosse un'indagine vorrei che l'assegnassi a me. Io lo sono. Non saprei veramente che dirle. Se non che non ho mai frequentato chi uccide i poliziotti. Il mio lavoro è semplice. Sono un poliziotto. E
nella vita è così. O sei dalla parte della legge o sei contro. Il bene e il male, separati come le sponde di un fiume, che non si incontrano mai anche se partono dalla stessa sorgente. Ogni giorno scegliamo da che parte stare, o di qua o di là. Viviamo di scelte, ma poi in ogni caso dobbiamo convivere con le conseguenze. Tutti. Anche quelli convinti di sapere in modo assoluto qual è il bene e qual è il male, passiamo in mezzo alla corrente di quel fiume. Ogni giorno. Per tutta la vita. Attento, Fabiola! Il mio lavoro mi sembrava semplice. Ma era tanto tempo fa.